di Bra è nato nel 2009, siamo stati quattro gatti all'inizio così a fondarlo, quando c'era Alberto Brignone, è lui che ci ha dato la carica, la forza di partire nonostante fossimo in pochi. Mi rivedo un po' in alcuni giovani nuovi che vedo oggi, perché allora non sapevamo bene cosa fosse la Lega Nord, però c'era comunque questa idea di lottare per il nostro territorio. Una cosa che è nata personalmente in me dopo che ho fatto, appunto, come aveva già ricordato Federico, l'alpino. Ho visto che negli alpini a Cuneo nel 2008 su 500 ragazzi 480 più o meno sono del sud Italia, quindi le tradizioni alpine stanno morendo, quindi bisogna veramente fare qualcosa per lottare per la nostra terra, e ho trovato nella Lega Nord questa giusta direzione per farlo. Lo sto facendo ancora tutt'oggi, quando la mattina mi sveglio penso cosa posso fare oggi per migliorare la situazione dell'MGP, della Lega Nord, e per arrivare verso l'obiettivo principale, l'articolo 1 del nostro statuto, quello dell'indipendenza della Padania. E quindi qualsiasi piccola cosa che facciamo dobbiamo farla in quella direzione. Così facendo, dal 2009 fino ad oggi siamo riusciti a crescere, siamo una decina di ragazzi abbastanza attivi sul territorio braidese e dintorni, su Carasco c'è anche una forte componente, e niente, quindi stiamo continuando a crescere, stiamo facendo moltissime cose, abbiamo fatto un po' di tutto, dai gazebi, volantinaggi, davanti alle scuole i sabati mattina, appunto come oggi, che è una domenica pomeriggio bellissima dove potremo andare in giro con le nostre ragazze, con i nostri amici, a fare un giro, ecco, tra amici. Invece siamo qua a un'assemblea politica, ma è una politica veramente ben vissuta, perché facciamo veramente qualcosa che ci piace, che ci interessa, e lo facciamo tra amici. A Bra spesso ci troviamo anche solo in 4-5 per bere una birra e parlare della situazione politica, ed è questa la vera politica dei giovani padani. Poi c'è la volta che si organizza il torneo di calcetto, c'è la volta che si va a Milano per una manifestazione federale, mi ricordo ancora, contro il governo Prodi, contro i vari governi, Letta, Monti. Tutte le volte che c'è una battaglia politica noi siamo in prima fila, dobbiamo continuare a farlo, e soprattutto ora, visto che il 4 dicembre, come hanno già detto molti, non mi dilungo, però è veramente un punto di svolta. L'unica cosa che voglio sottolineare è che ci spacciano questa riforma come qualcosa di federale. Vogliono creare un Senato federale, quando in realtà di federale c'è zero, di meno. Perché alla fine ci saranno dei nominati, degli eletti regionali, che non si sa come, vanno poi a Roma, part-time fanno i senatori, ma rispondono sempre ai loro partiti, non rispondono alla regione che li elegge. Cioè non è un Senato federale come in Germania, come nei paesi baschi, nelle terre fiamminghe, dove sono stato quest'estate, ho avuto modo di conoscere molti esponenti del Vlaams-Belang, e sono veramente determinati, e così anche noi dobbiamo diventare. Dobbiamo veramente crederci, fare qualsiasi cosa per la nostra terra, per il nostro popolo. Ringrazio tutti e niente, è veramente bello anche solo a colpo d'occhio vedervi tutti qua una domenica pomeriggio per stare insieme, e a breve faremo la castagnata, quindi ci sarà anche un momento un po' più conviviale.